Bene, allora cominciamo con introdurre un po' l'argomento, introdurre un po' chi è quest'uomo particolare e perché ci interessa tanto. Ora qui vi ho messo un dettaglio che rivedremo perché in effetti queste forme e questa tipologia di abito è qualcosa che vedremo nuovamente. Però per introdurre l'argomento vorrei iniziare parlando un po' del periodo storico e di Raffaello nello specifico. Quindi Raffaello, l'immagine e la moda. Comincio con questa. Dice che c'entra. In effetti c'entrano poco, nel senso che non sono di Raffaello e certamente la seconda non è la Mona Lisa. Ma in realtà c'entrano con quello che succede in campo artistico all'inizio del Cinquecento e che in realtà si sta perpetuando fino a noi. Tutto il Rinascimento è la civiltà dell'immagine e quando arriviamo sul finire del Quattrocento ormai si sono elaborati tutta una serie di codici per cui l'immagine è effettivamente funzionale alla trasmissione di un messaggio ben preciso e coerente. Nel caso del mistero di Mona Lisa, una delle cose che colpisce appunto e che sempre ha colpito l'immaginario collettivo è questo particolare sorriso che lei ci offre. Ma il particolare sorriso ha anche una spiegazione nel fatto che in questo periodo comincia ad affermarsi una sorta di complicità tra il pittore e le persone che ritrae. E anche tra le persone che vengono ritrattate e il futuro pubblico che si avvicina, diciamo, a questo argomento. Quindi questa vicinanza, questa complicità tra l'artista, la persona che viene ritrattata, che di solito è anche il committente del dipinto, e poi l'attesa, le aspettative del pubblico a cui essi si rivolgono, è un po' una complicità innovativa, nel senso che si ha la consapevolezza in questo momento storico che l'immagine è effettivamente un'immagine parlante. In questo senso svolge una funzione simile a quella che oggi svolgono socials come Instagram, o come TikTok, o come Facebook. O appunto i blog che hanno reso Chiara Ferragni famosa. In questa immagine, tra l'altro, l'ho scelta apposta perché ha quasi l'allure della Mona Lisa, quasi anche lo stesso sorriso e perfino la posizione delle mani siamo vicini. Non è un caso se no, la nostra epoca insiste su questa relazione tra l'immagine e la percezione dell'immagine. È proprio qualcosa che nasce e si sviluppa nel Rinascimento, quindi noi la troviamo confermata, la troviamo elaborata e è una delle cose per cui Raffaello diventerà chi è, perché Raffaello introduce nella storia dell'arte un'attenzione particolare proprio a quello che oggi chiameremo il layout dell'immagine, cioè il modo con il quale le persone, le figure vengono inserite in un dipinto, in un affresco, in modo da essere comunicative in qualsiasi ambito della loro espressione, che sia esso la posizione, che sia il luogo dove vengono ritratti e le forme dell'abbigliamento. Quindi, in questo senso, la civiltà dell'immagine è una civiltà indispensabile per capire come poi Raffaello utilizza questi codici per comunicare anche attraverso l'abito. E poi mi sono immaginata chi fosse Raffaello, in fin dei conti. Beh, è un ragazzo molto giovane, nasce nel 1483, sul finire appunto del periodo più pieno, forse del Rinascimento, e è molto giovane quando rimane orfano. Però dagli studi, insomma, che sono stati fatti nel corso degli ultimi 20-30 anni, abbiamo scoperto molte cose di lui. Un po' perché lui coscientemente ha lasciato traccia di sé, un po' perché gli studi sono andati avanti e hanno scoperto le relazioni, ad esempio, tra le botteghe, i pittori, tra il padre di Raffaello
e la sua bottega, i collaboratori che lui pone intorno al figlio, avendo compreso probabilmente molto molto presto che questo era un ragazzo molto dotato. Nell'immaginario collettivo un po' Raffaello è un maestro da subito, un maestro un po' prodigioso, e probabilmente era anche un po' la percezione che avevano i contemporanei. In fin dei conti, se noi ci pensiamo, lui comincia ad avere commissioni molto importanti già ancora molto giovane, il che non è un'eccezione nell'ambito dell'arte del tempo, perché noi sappiamo che i giovani promettenti erano messi a bottega intorno ai 7 anni, 7-8 anni, ci restavano per circa 6, 7, 8, a volte 10 anni e poi ne uscivano praticamente già come maestri. Però Raffaello riesce anche a fare team, cioè riesce a fare anche un'operazione di collaborazione con altri, che sono i primi, sono quelli che il padre stesso gli ha messo vicino, ma poi diventano ben presto maestri di calibro molto alto, quindi si comprende come fin da subito lui comunque nella cerchia dei pittori del tempo fosse considerato quasi immediatamente un talento. E questo lo si vede anche nel caso appunto del suo muoversi nell'ambito dei committenti. È un giovane promettente, ad Urbino riesce ad avvicinare il duca e la duchessa, a fare ritratti di Elisabetta Gonzaga, del duca, quindi entra sicuramente in un ambito importante, però non gli basta e vuole conoscere di più. Quindi si muove verso Firenze. Firenze è ai primissimi anni del Cinquecento, e qui non entra nelle grazie del potere che all'epoca era un po' ballerino e un po' costante, non c'era un ducato di riferimento in questo momento. Entra però nelle grazie di chi veramente ha il potere, che sono in realtà le famiglie ricche e importanti dei mercanti del tempo. Non casualmente vi ho messo queste due immagini, perché la prima è la Madonna del Cardellino che lui fa per Lorenzo Nasi, che era un ricchissimo mercante del tempo. E già qui c'è uno studio molto complesso, teologicamente parlando, di quello che è la disposizione delle figure, i colori, la disposizione del paesaggio, la scelta dei simboli. Quindi vi è già tutto un immaginario teologico che dimostra come Raffaello sia già molto colto e molto attento a quello, tutto quello che era la realtà del suo tempo, ovviamente. Accanto vi ho messo il ritratto di Agnolo e Maddalena Doni. Entrambi, marito e moglie, si sposano nel 1506, probabilmente questo è un ritratto quindi nuziale, un ritratto doppio dove il marito e la moglie vengono entrambi valorizzati a loro modo. Maddalena, questo dispiegamento di stoffe pregiate, di anelli, di gioielli, la figura piena, iscritta dentro un cerchio, tutta una serie anche qui di simboli e linguaggi figurativi molto raffinati. Agnolo apparentemente sembra più severo e anche meno vestito in maniera meno elaborata, ma in realtà uno studio sulla sua figura dimostra che invece lui è vestito con un giubbone di lana di ottima fattura, un giubbone di lana pregiata, di buona qualità, una camicia estremamente raffinata e una veste che è un po' particolare, poi magari ne riparliamo in seguito. E comunque anche lui ha la sua dose di gioielli, anche lui ha il suo paesaggio, anche lui ha una figura iscritta in questo caso più in un quadrato. E vi ricordo che il quadrato e il cerchio poi erano figure che Leonardo stesso aveva utilizzato per esprimere la compiutezza dell'essere umano. Quindi in qualche maniera questo duplice ritratto evoca anche la compiutezza del matrimonio stesso, cioè l'unione tra uomo e donna crea un uomo perfetto. E questo poi, insomma, fa parte del simbolismo che veniva correntemente usato all'epoca. Nel ritratto Raffaello introduce alcune novità. Vi ho messo queste due semplicemente per far vedere come agli inizi Raffaello ha un linguaggio che è aulico, che è comunque innovativo, ma che presto si muove verso un modo diverso di svolgere
i ritratti delle persone aggiungendovi molte cose. Nel caso di Elisabetta Gonzaga, la duchessa che è protagonista del Cortegiana del Castiglione, viene ritratta chiaramente con rispetto al suo ruolo di duchessa, e quindi non vi è una grande partecipazione psicologica di Elisabetta, anche se vi è tutta una connotazione molto precisa di chi poteva essere Elisabetta, sia nell'abito, che ha tutta una serie di declinazioni che poi magari Elisabetta Mignera nella sua conferenza approfondirà, ma in particolare Elisabetta è ritratta come se lei fosse il sole che le sta sorgendo alle spalle. Quindi vi è sicuramente da parte del giovanissimo, ancora giovane, Raffaello, la capacità, l'abilità di comprendere il personaggio e di raffigurarlo esaltandone le qualità. Lo scorpione in fronte ne è una rappresentazione. Ma già pochi anni dopo, nel ritratto della muta, Raffaello dice cose un po' diverse. Noi non conosciamo l'identità della donna che viene chiamata la muta, però il ritratto mette in evidenza invece proprio una figura, un'immagine, una psicologia, un'attenzione alla resa fisionomica della ritrattata, che è già diversa da quella che abbiamo visto appena accanto di Elisabetta. Lo sfondo è nero, non c'è più una distrazione data dal paesaggio. Raffaello è uno dei primissimi pittori proprio a rappresentare le sue figure su degli sfondi neutri, in qualche maniera, che esaltano quindi la caratteristica fisionomica e psicologica della persona ritratta. Tutto l'insieme rende coerente e equilibrata l'immagine della donna che viene ritratta. Vi sono anche le mani della persona, e anche questo contribuisce a rendere estremamente realistico e molto forte il messaggio che questa donna comunica. Noi non sappiamo chi è, ma sappiamo che doveva essere qualcuno di interessante, di particolare, e ci sono tante attribuzioni su questo, ma non è questo il momento di approfondirle. Quindi in questo momento storico, come dicevo in precedenza, giunge a maturazione nell'immaginario collettivo proprio la consapevolezza del rapporto che esiste tra il corpo, l'abito e la raffigurazione. Lo vediamo per esempio qui nel ritratto di Bindo Altoviti, che non casualmente ho scelto come copertina anche della comunicazione della mia conferenza. In questo caso voi fate caso che innanzitutto il Bindo Altoviti, che anche lui era un rampollo di una famiglia ricca e benestante, è inquadrato di spalle. Secondo un'immagine quindi insolita rispetto anche a quelle che abbiamo visto fino adesso. Adesso abbiamo visto il tre quarti, ma addirittura mostrare le spalle non l'avevamo visto. È un uomo che molto giovane, molto consapevole della sua importanza, viene ritratto di spalle nel momento in cui si sta girando, come se fosse stato chiamato a essere attento a qualcosa di particolare. Questa attenzione siamo noi, cioè siamo il pubblico che lo sta guardando. Quindi vi è questa attenzione particolare tra il singolo, che è l'uomo ritratto, e il pubblico a cui si rivolge. Vi è anche una consapevolezza tra quello che è l'intimità e l'esteriorità della rappresentazione. Bindo è come se fosse stato distratto da qualcos'altro che lui stava facendo e che era quindi fatti suoi. L'intimità sua, il suo pensiero, da cui lui, come dire, si muove entrando nella nostra realtà, nella realtà del mondo che lo osserva. Questo è in parte proprio il fascino del periodo che stiamo studiando, e favorisce in qualche modo la comprensione anche dei ritratti. Ora, nel caso di Bindo Altoviti, che rivedremo, vi è anche tra l'altro un abito un po' particolare, una sopravveste anche questa diversa rispetto ad altri che abbiamo visto in precedenza, e che è una moda probabilmente innovativa, nuova ma non di lunghissima durata. Comunque questo poi lo vedremo. La rappresentazione poi che Raffaello raggiunge
dell'interpretazione dei tessuti e delle forme, dei volumi, è già di una qualità incredibile. Nel ritratto del Papa si potrebbe quasi percepire, toccare il lino con il quale è realizzata il suo rocchetto, e potremmo quasi accarezzare il velluto che si vede nella sua mantellina, così come anche le frange hanno una grandissima materialità. La stessa cosa si percepisce nel riquadro con i sediari papali. I tessuti si comprende che cosa sono. Questa è seta, questo potrebbe essere seta, ma potrebbe essere anche lana, perché è più opaca, e probabilmente lo è. Questo invece è un velluto. Si percepisce proprio l'attenzione con cui Raffaello ha studiato la realtà degli oggetti materiali, nello specifico degli abiti. Anche in questo caso, come vedete, vi sono diversi modi di rappresentare il singolo e il gruppo. Nel caso del pontefice vi è una ripresa ravvicinata del pontefice in un modo veramente intimistico. Alcuni studiosi hanno scritto che ci sembra di essere quasi in piedi accanto a lui mentre lui sta pensando a qualche, non so, problema di Stato o un problema teologico, mentre sta meditando, quasi facendoci entrare noi spettatori nella scena. Nella scena accanto invece vi ho messo in evidenza questo dettaglio non soltanto per la bellezza degli abiti, ma anche perché uno dei personaggi ritratti guarda noi, guarda fuori camera, sfonda la terza parete, anzi la quarta parete, come si direbbe. È anche questo un elemento che Raffaello usa più volte, non è il primo ad usarlo, già Botticelli lo aveva fatto, anche altri lo avevano fatto, ma lui lo fa con particolare profondità, con particolare attenzione. E questo è anche questo piuttosto interessante. E vediamo quindi più specificamente proprio la moda maschile nel primo Cinquecento, cominciando dalla camicia. La camicia è solitamente in lino, molto raramente, penso, poteva essere di altri materiali, forse cotone in alcuni casi, ma non lo possiamo affermare con certezza. Il lino di solito è un lino sottile, la forma che va per la maggiore in questo momento è una forma che presenta delle ricche pieghettature allo scollo, uno scollo fermato con un nastrino dello stesso tessuto che raccoglie le pieghe, le tiene ferme e crea quindi anche la possibilità di aggiungerci materiali decorativi come ricami, per esempio, o punti in aria, applicazioni di filato in buona sostanza. Però vedete che questa forma di Raffaello è di questo tipo, e anche questo nel ritratto di Giovane con Pomo, sempre di Raffaello, è di questo tipo. In questi altri due ritratti, invece, quello di Bindo Altoviti e quello di un contemporaneo che è Bugiardini, è un ritratto di Giovane che è gli Uffizi, in questo caso invece non è così. La camicia non presenta lo stesso accorgimento ed è semplicemente abbastanza ampia e senza tutte le pieghe che vediamo negli altri esemplari. Quindi evidentemente coesistevano, ma questo è chiaro, stiamo parlando di centinaia di migliaia di individui e quindi ciascuno avrà avuto poi la tipologia di camicia che gli sarà piaciuta di più o alle quali la sua tasca riusciva ad avvicinarsi con più semplicità. Però coesistono diverse forme, anche perché sono relative un po' al gusto personale, oltretutto, o anche all'uso che se ne fa. Nel caso di Bindo Altoviti vi è sicuramente una certa nonchalance nella forma del suo abito, che si ripresenta anche nella forma della sua camicia. Nel caso di Raffaello, invece, l'autoritratto con un amico, entrambi gli uomini, che sono uomini posati e che sicuramente hanno il loro ruolo all'interno della società, sono uomini conosciuti, l'aspetto invece è più serioso, più efficace, sicuramente non con un messaggio di trascuratezza, lo si vede anche da come il ritratto di Raffaello vi è una barba curata, un'attenzione all'aspetto sicuramente. Sopra alla camicia ovviamente ci va qualcosa, e che ci va? In questo momento
ci va quello che è l'erede del farsetto e delle calze brache quattrocentesche. In questo momento le calze brache sono diventate un oggetto estremamente strutturato. La realizzazione tecnica di oggetti come questi non è facile. Anche adesso si riesce abbastanza con difficoltà a realizzarle bene, diciamo così. Ci sono tanti che ci provano, non molti ci riescono, perché effettivamente necessitano di competenze di sartoria abbastanza elevate. Cioè non sono più queste, semmai lo fossero state anche nel passato quattrocentesco, non sono più le calze del Cinquecento un'operazione di realizzazione domestica. Sicuramente necessitano di un professionista. E in effetti noi sappiamo che le corporazioni dei calzaioli, appunto, come Firenze c'è cioè via dei calzaioli, erano già strutturate fin dal 300, perché comunque sia fare le calze diventa presto un oggetto non facile da realizzare, cioè che richiede una certa competenza professionale. In questo caso in particolare vedete che ormai sono diventati quelli che noi oggi chiameremo dei fusò. Delle strutture tubolari aderenti che poi si allargano all'altezza del bacino, che hanno anche la brachetta che insiste e protegge la zona genitale, che da lì a pochi decenni diventerà un oggetto molto più complesso, molto più elaborato e un vero e proprio status symbol. In questo caso ancora si tratta sostanzialmente di un proteggisesso, ma questo semplicemente perché con un abbigliamento così attillato era importante coprirsi, un po' per la morale, un po' anche perché nel movimento normale quotidiano quella era una zona da proteggere e la brachetta di solito è leggermente imbottita. Poi vediamo che possono avere decorazioni di vario tipo. Le righe sono colorate verticalmente, ci possono essere scaccate, possono essere tagliate, possono essere frangiate, insomma ce ne possono essere di tante forme differenti, oppure possono essere completamente di un colore, in questo caso bianco per esempio, ma anche di altri, laggiù lo vediamo verde, stessa tipologia. Sopra alla calza e sopra quindi alla camicia viene indossato il giuppone. Che cos'è il giuppone? Anche in questo caso ci possono essere diverse varianti e notate che io sto usando un termine che nella realtà storica in realtà ha avuto molte declinazioni differenti. I termini di riferimento possono variare a seconda delle fonti documentarie, quindi a seconda di dove noi andiamo a cercare il nostro materiale documentario, il termine di per sé che indica questo oggetto può variare. A volte giuppone, a volte giubbone, a volte giubba, a volte zupa, a volte zuparello. Lo zuparello è più sottile, più da sotto, oppure forse più da sopra. Queste sono poi varianti che noi non siamo in grado sempre di connotare con precisione, cioè noi non sappiamo veramente poi con certezza cosa corrisponde effettivamente ad ogni termine che noi troviamo nei documenti. Quindi genericamente ne scelgo uno che possa indicare questa forma che stiamo osservando, un po' per convenzione in qualche maniera, per intenderci. Poi ciascuno, a seconda di quello che sta studiando, dovrà poi andare più nello specifico e cercare effettivamente il termine corretto per la zona geografica di cui stiamo parlando. Una delle caratteristiche comunque di questa struttura, di questa giubba che noi troviamo in questo momento, è il fatto che è piuttosto aderente al busto, mentre invece le maniche possono essere molto varie. Questo corrisponde allo stile, al gusto del tempo, in cui le maniche, già nella seconda metà del 400, sia per uomini che per donne, avevano conosciuto molteplici varianti, ed era proprio lì, anzi, il bello dell'abito di per sé, perché ciascuno avrebbe potuto un po' modulare un gusto personale nella variazione dello stile della manica. E questo noi lo troviamo fin dalla metà del 400, in tutto il periodo. Nel 500 queste maniche diventano o molto ampie, come quella che vedete nel mezzo del sodoma, specialmente sull'inizio del secolo, che è simile tra l'altro alle maniche del giuppone di Agnolo Doni, se vi ricordate.
oppure strutturate più pezzi o in forme anche aderenti, come un pochino più la vedete nel caso del dipinto del Tiziano, dove c'è questa manica ampia da sopra e più stretta sotto. In alcuni casi viene detta a maîtreuse, ma un termine francese che non è detto si applichi anche in Italia. Comunque la forma del corpetto si sposa con quella della calza a creare un insieme a cui sopra va aggiunto qualche cosa. E questo qualche cosa sono sopravvesti di vario tipo. Tra le tante vesti che noi troviamo, che è sia veste che sopravveste, cioè con la quale si può anche uscire, non soltanto da portare in casa, troviamo quello che viene detto in alcuni documenti, saio o saione. Anche in questo caso, a seconda del momento storico a cui ci stiamo riferendo, il saio o saione muta leggermente di forma e di volumi, diciamo così. Ne vedete un esemplare probabilmente d'uso domestico nel ritratto di Andrea del Sarto, Ritratto d'uomo, in cui si intuisce bene la camicia e anche gli sbuffi che fa una camicia che non ha la spalla ma è solo rappresa intorno al collo, con una lavorazione un po' particolare. Vedete la manica celeste che appartiene al giubbone che noi non vediamo ma che è sotto alla sopravveste nera, che ha questa manica aderente all'avambraccio e molto ampia sul braccio, e poi si vede appunto la schiena di quello che è la sopravveste o veste, perché comunque sia, come ho detto, può essere utilizzata per uscire, ma può essere anche utilizzata come complemento dell'abbigliamento quotidiano da casa. E qui, in questa situazione che noi stiamo vedendo, lui in effetti è all'interno, al suo studio, probabilmente. Notare che è anche una variazione del ritratto di Bindo Altoviti, questa forma che si gira interrotta sul momento di un lavoro proprio che sta facendo. Nelle altre due scene, una del Tiziano e una del Pordenone, vediamo due momenti diversi dello stesso tipologia di abito in evoluzione, perché l'immagine di Tiziano pertiene al 1511, quella del Pordenone al 1525-26 circa, e vedete che sono due abiti simili, ma già abbastanza diversi. L'abito di Tiziano è estremamente dettagliato e si comprende come sia una sopravveste paragonabile un po' alla roba medievale, cioè una sopravveste che ci si mette appunto per uscire, ma che ha anche una sua dignità e una sua importanza anche sociale. Nel caso dell'uomo vestito di grigio scuro del Pordenone, anche qui è sicuramente una veste per uscire, vedete che c'ha la borsa attaccata in cintura ed è già un oggetto molto strutturato, però è molto corto, agile, diverso da quello che vediamo sopra. Ma ne vediamo altri esemplari proprio nell'opera di Raffaello e proprio nel dettaglio che abbiamo visto all'inizio, cioè la parte della scena della stanza di Eliodoro, dove ci sono i sediari papali. I sediari sono le guardie, il gruppo della famiglia cosiddetta del pontefice, che lo seguono e lo accompagnano in tutti gli eventi, a seconda di dove lo devono portare, lo trasportano con la sedia, appunto, che vediamo ritratta qui nel mezzo e qui sulle spalle direttamente. Baldi giovani, ben piazzati, di famiglie comunque importanti, non stiamo parlando di persone di poco conto, sono sempre comunque parte della famiglia del pontefice, e gli abiti che stiamo osservando per molto tempo sono stati considerati abiti di foggia sostanzialmente tedesca, il che ha una parte di verità, ma non necessariamente, perché poi noi troviamo queste stesse forme, come abbiamo visto, anche in ritratti come quella di Andrea del Sarto, a cui, se ci fate caso, vedete, corrisponde la parte della schiena con, per esempio, questa qui che vedete qua, o questa, e questo sicuramente non è un tedesco, insomma, ben difficilmente possiamo dire sia un tedesco. Così come anche le forme dei volumi dell'opera di Tiziano, la vediamo anche nelle forme e nei volumi degli uomini che vediamo qua.
Che cos'è quindi questo oggetto? È una veste con la quale si può anche uscire e che poi potrebbe essere completata ulteriormente, come possiamo vedere in questo caso, l'uomo qui sull'estrema sinistra, con un'ulteriore sopravveste che appartiene invece in quel caso proprio alle sopravvesti. È un oggetto più corposo con o senza maniche che rifinisce il completo e conferisce dignità a tutto l'insieme. Però in questo caso questi stanno anche lavorando seriamente, cioè nel trasportare il Papa fanno fatica, difficilmente si saranno messi anche la sopravveste. Quindi è un oggetto funzionale, un oggetto sicuramente quotidiano e che corrisponde comunque ad una divisione molto dignitosa e molto appropriata al rango delle persone che le rappresentano. Tutti questi oggetti che vedete sotto, questa parte nera, questa parte rossa, questa parte rosata, non fanno parte del vestito, va bene? Della parte colorata, sono il giubbone, cioè sono quello che ci sta sotto, come anche questa parte qui, come anche questa del rosato che vedete della figura a sinistra. Questi sono tutti giupponi sottostanti e sopra c'è questa veste che li completa. Ne vediamo cosa sta sopra allora, a queste vesti. Allora, intanto rivediamo l'agnolo Doni con il suo giuppone rosso, in questo caso dalla manica molto aperta, siamo ai primissimi anni del Cinquecento e evidentemente ancora vi è un gusto per queste maniche abbondanti, che noi troviamo relativamente in un tempo molto ristretto, già intorno al 1508-10 cominciano a mutare, cominciano a cambiare. Agnolo Doni, dicevo, indossa qualcosa di particolare perché apparentemente sembra lo stesso oggetto, cioè sembra lo stesso tipologia di sopravveste, ma nella realtà lo studio di questo abito ha rivelato che no, non si tratta della stessa cosa, soprattutto perché questo ha tutta una serie di canne sul davanti che tutti questi altri abiti invece non hanno. Le canne non appartengono al saione e non lo troviamo mai praticamente. Non mi è capitato ancora di trovare un saione con le canne in questo modo. L'abito invece che appartiene ad Agnolo è una giornea, una tarda giornea, una giornea ormai trasformata e che non è più la giornea che noi abbiamo conosciuto nella metà del 400. È una forma che va estinguendosi, una forma un po' di transizione, e Agnolo Doni in effetti veste coerentemente, perché la giornea è sufficientemente prestigiosa perché appartiene al passato di grande nobiltà, di grande importanza, mentre è sufficientemente riservata e modesta proprio perché è antica. Quindi è vagamente fuori moda, ma adattissima ad un giovane mercante dalle grandi ambizioni. E quindi da questo punto di vista sicuramente corrisponde bene sia al momento, che è quello del matrimonio, sia allo status di Agnolo, che noi sappiamo essere stato un mercante di grande accortezza e tra l'altro un mercante di panni, oltretutto. Quindi lui sapeva bene il valore degli abiti, in ogni caso. Questo poi tra l'altro è un damasco nero, con delle rifiniture di velluto nero, quindi un abito poi di grande sciccheria una volta realizzato, sicuramente. L'abito accanto invece appartiene alla nobiltà più alta. Qui vediamo il giubbone rosso, la camicia bianca, il saio probabilmente nero e sopra una sopravveste che avrà invece grande sviluppo nei decenni successivi e che noi chiamiamo robone. Il robone lo chiamiamo in Toscana, in altre zone d'Italia ha dei nomi leggermente diversi, come dicevo anche precedentemente. A cosa corrisponde? Beh, è l'erede, anche in questo caso, delle forme della roba 3 e 400esca che si sono accorciate, allargate e hanno esasperato i volumi delle maniche e dello scialla, del collo a scialle, spesso tra l'altro ornate, come in questo caso, di pelliccia. L'avevamo visto anche in precedenza nel dettaglio del giovane con pomo degli Uffizi, dove vi è esattamente la stessa sopravveste, sopra lo stesso, in questa fase solo un giuppone, non c'è il saione. E questo è però, si pensa sia il ritratto di Giuliano de' Medici, quindi è un ritratto più aulico,
sicuramente un ritratto di gentiluomo, lo si vede anche dall'acconciatura, dalla rete per i capelli, che è diversa da quella della berretta di Agnolo. Agnolo veste una berretta comune, tra virgolette, cioè un oggetto che era indossato comunemente dalla classe media, borghese, mercantile, mentre nel caso del copricapo che vediamo indossato da Giuliano è una berretta, ma è una berretta molto diversa, molto più importante, con delle applicazioni sopra ad una cuffia a rete, che noi troviamo anche nel ritratto di Bindo Altoviti più tardo, che se non mi sbaglio fa il Cellini. Ora mi è venuto così un pensiero, ma credo sia quello, credo sia proprio quello lì. E anche in quel caso l'uomo, in quel caso più anziano, ha lo stesso tipologia di decorazione. E rivediamo anche la sopravveste di Bindo Altoviti, stesso da giovane, qui è un giovanissimo pargolo, diremmo un rampollo di famiglia importante, con questi capelli lunghi, un po' alla hippie, diremmo, perché in realtà sì, il capello lungo andava di moda, ma questo è veramente quasi femmineo, e l'aspetto stesso è molto, molto morbido, molto accomodante. Guardate che labbra voluttuose che gli fa Raffaello, questo aspetto un po' sognante, un po' appunto come se l'avessero interrotto nel momento in cui stava pensando qualcosa, evidentemente. Anche lui indossa la berretta, se vedete, la stessa tipologia di berretta che noi troviamo indossata appunto da Agnolo Doni e nel autoritratto di Raffaello, molto giovane, cioè il primo autoritratto, che è quello di Palazzo Pitti e degli Uffizi. La sopravveste di cui stiamo parlando ha una forma diversa da quella di Agnolo Doni e anche da quella di Giuliano. È molto meno strutturata, è molto più cadente, più morbida, ha delle cuciture sulla spalla con delle piccole rapprese trattenute da un nastro, da uno scollo che regge tutte le piegoline, ma si capisce, si intuisce che il tessuto è molto leggero. In più ha delle maniche molto lunghe. Ne vediamo una analoga, è lo stesso oggetto in buona sostanza, in questa immagine che è di Andrea del Sarto, nel dettaglio della morte di San Filippo Benzi, che troviamo nella Santissima Annunziata. Non sappiamo chi sia questo signore, questo riguardante alla scena, però possiamo vedere che tiene una manica lunga lungo il fianco, arriva proprio all'orlo, e l'orlo è appena sotto il ginocchio, e l'altra manica è probabilmente quella che vediamo qui sul davanti, cioè come se trattenesse appunto questo tessuto attorno a sé. Si apparenta anche questa alle forme delle sopravvesti, come appunto anche il robone, ma non ne ha la struttura e soprattutto ha delle maniche diverse, quindi è un oggetto diverso. La cosa intrigante è che questo oggetto in realtà non compare più tanto spesso nei decenni successivi. Mentre il robone continuerà ad avere grande successo e mentre il mantello continuerà ad avere grande successo, questo scompare leggermente. Se non ricordo male, invece rimane o compare invece nell'abbigliamento femminile, qualcosa di analogo, leggero, di seta, portato senza grande fodera e che accompagna la veste per essere appunto una sopravveste. Da questo ritratto di Andrea del Sarto vi faccio notare anche che si intravede nella figura vestita di rosso e viola lì sullo sfondo la stessa cintura che insiste nella vita di Agnolo Doni, è la stessa tipologia di cintura e siamo nello stesso periodo di tempo, perché qui siamo nel 1506-7 circa e qui siamo nel 1510. È la stessa cintura con doppia fibbia che vedete qua. Quindi anche questo è un elemento interessante e anche questo non lo troviamo più nei decenni successivi, cioè scompare, è un elemento diciamo che non rimane a lungo. E arriviamo verso una conclusione, così poi vi lascio anche qualche minuto per le domande, e ho messo insieme le immagini appunto di Baldassare Castiglione e di Raffaello. Sappiamo che Raffaello e il Castiglione sono stati grandi amici, effettivamente.
nel momento in cui Raffaello lavora alle Stanze Vaticane e poi alla loggia, loggia con le grottesche del Vaticano e poi lavora allo studio della Roma antica, Baldassar Castiglione collabora con lui. Due persone che avevano compreso molto efficacemente l'importanza della propria immagine. Quindi che immagine avrà voluto dare Baldassar Castiglione di sé nell'ambito della ritrattistica con un abito come questo, che è effettivamente molto complesso, ma non è un abito facile da interpretare. La materialità della parte grigia ci lascia in dubbio se sia velluto o se sia addirittura pelliccia. Se lo fosse, sarebbe una cosa abbastanza intrigante. Vi è sicuramente questa pettorina che corrisponde a quelle che abbiamo visto del Saione, però c'è anche questa struttura qui che non corrisponde molto a quella del Saione. Quindi anche in questo caso è qualcosa di particolare. Le maniche invece sono coerenti con quelle che abbiamo visto, cioè la forma è la stessa che abbiamo visto in precedenza. È possibile che questa parte nera corrisponda a quella delle maniche e sia effettivamente il giubbone. Ed è possibile che gli spallini della sopravveste, che forse allora diventa logicamente e coerentemente in un velluto grigio, non siano del tutto visibili perché nascosti proprio dal volume della parte del velluto. La camicia invece è dello stesso tipo di quella che vediamo in Raffaello. È un insieme complesso che sicuramente rimanda all'immagine di un uomo di corte, di un uomo di rispetto, e vi ricordo che effettivamente Baldassar Castiglione ha goduto di grande rispetto da parte dei suoi contemporanei fino a dopo la morte. Non ha subito, come dire, maldicenze particolari. Sì, in un momento è stato mal considerato dal pontefice di turno, ma in realtà è stato riabilitato subito dopo. Il suo lavoro è stato apprezzato fino alla morte e oltre, perfino dai regali di Spagna, perfino dalle persone che gli erano intorno quando è morto. Lui è morto a Toledo. Una grande personalità e una personalità tutto sommato moralmente positiva. La stessa cosa si può dire di Raffaello, che anche lui è un uomo. Non solo un grande talento, una grande mente, veramente, un innovatore, un uomo capace di vedere al di là del suo tempo, ma anche un uomo per bene, perché anche di lui nessuno è riuscito a dire cose sbagliate. Tutti e due, però, ben consapevoli della propria immagine, ben consapevoli di come l'immagine comunicasse messaggi specifici. Nel cortigiano il Castiglione ci dice proprio che il cortigiano deve saper scegliere gli abiti tenendo presente quello che lui vuole che gli altri percepiscano di lui. E questo, guardate, che è una parte importantissima dell'elaborazione dell'immagine che noi facciamo oggi. Cioè nel Cinquecento si comincia a formare la consapevolezza che la scelta dell'abito forma ciò che gli altri pensano di noi. Non importa se sia vero o no, tant'è vero che il principe di Machiavelli parla proprio di questo, non importa che cosa effettivamente uno pensi, importa che immagine che proietti. E saper scegliere un abito, saper scegliere un'immagine, saper scegliere l'immagine giusta per dare l'idea di ciò che tu vuoi che gli altri pensino di te, è un pensiero molto sofisticato che si forma proprio nel Cinquecento, proprio intorno a questi uomini. Machiavelli e il cortigiano, il Castiglione, sono i primi. Raffaello è il trasmettitore di questo tipo di pensiero e poi in seguito avremo il Galateo, il Della Casa, che ci dirà anche esattamente come muoversi, cosa fare fisicamente, cosa fare effettivamente per essere considerati bene, per essere considerati a posto, diciamo così.
Tutti questi personaggi sono quindi molto, molto attenti alla cura dell'immagine. Se in una parola posso dire chi è Raffaello, Raffaello è un sincretizzatore, cioè è uno di quelli che riesce a capire le grandi linee del pensiero del suo tempo e ad operare nelle maglie di queste evoluzioni. Ecco perché è riuscito poi a capire anche l'importanza della trasmissione delle immagini. Quando sono stata a Bolzano abbiamo apprezzato il fatto che Raffaello è proprio uno dei primissimi che utilizza coscientemente e costantemente l'uso dell'incisione per trasmettere l'immagine delle sue opere. Lui è diventato importante nei secoli successivi anche perché le sue opere avevano conosciuto già una grande diffusione, una grande distribuzione attraverso un metodo che all'epoca era nuovo, quello dell'incisione. Ma lo fa anche nella ritrattistica, cioè riesce a convogliare un'immagine di sé. Ci sono, appunto, si suppone ci siano almeno due, se non tre, ritratti di Raffaello. Lo fa attraverso le parole che pronuncia all'interno di citazioni di altri, dal Vasari al Castiglione. Quindi vi è una consapevolezza dell'immagine che in altri personaggi dello stesso periodo forse non è ancora così matura. Per lui invece sì, lui è uno di quelli che sa parlare con l'immagine ed ecco perché i suoi ritratti ci piacciono così tanto, perché sono così efficaci e così potenti, perché ancora ci comunicano moltissimo e ci danno consapevolezza di quello che lui era in grado di dirci.